Rieccoci qua, ciao ancora, grazie ancora agli amici di Stratagemma. A distanza di un anno ci ritroviamo per presentare la seconda cantica del Purgatorio, dei giochi di Dante Alighieri Commedia. L'anno scorso eravamo qua ospiti dei ragazzi, e poi potete trovare i video sui loro canali, per presentare l'Inferno. Quest'anno vi vogliamo presentare invece il Purgatorio. È uscito a settembre, fine settembre appunto, per fresco per le celebrazioni dantesche. Tra l'altro poi siamo a Firenze, e quindi quale casa migliore per presentare il gioco. Vi presentiamo Purgatorio. È un gioco completamente differente da quello che era Inferno, che, se vi ricordate, per chi lo conosce o per chi non conosce, era comunque un competitivo con la meccanica di un draft a scalare. Invece qui ci troviamo davanti a un collaborativo competitivo, cioè nel senso si collabora per arrivare alla fine del gioco, ma comunque vince sempre solo uno, e di solito il gioco premia il più collaborativo. Allora, noi abbiamo sempre i nostri personaggi Dante e Virgilio. Anche questo gioco è stato illustrato attraverso la colorazione digitale tramite il nostro collaboratore Demis Savini, che ha colorato appunto digitalmente le tavole del Dorè, così come nell'Inferno ha colorato in questo caso le tavole appunto del Purgatorio. E anche questo gioco ha ricevuto il riconoscimento di Ravenna Viva Dante 700 e di Dante 2021, che erano i comitati nazionali appunto per le celebrazioni dantesche dell'anno scorso. Come si gioca a Purgatorio? Noi abbiamo qui, come potete vedere, delle carte che rappresentano i sette peccati, perché, come Dante appunto ci racconta, ci troviamo nella montagna, cioè ci troviamo nel momento in cui dobbiamo scalare la montagna del Purgatorio per espiare tutti i nostri peccati. Quindi all'inizio vengono mescolate in segreto i sette peccati e vengono distribuiti ai vari giocatori. Ogni giocatore prende un peccato, in questo caso a me è capitata la superbia. Ad ogni giocatore c'è un peccato differente e bisogna poi recuperare il mazzetto di carte corrispettivo del proprio peccato. Io in questo caso la superbia. A te, Tommaso, cosa ti è capitato? L'ira, ecco. La tua preferita, tra l'altro, mi pare, no? Ok. Ok, e si mette, questo mazzo è stato mescolato in precedenza e si mette appoggiato sul tavolo vicino alla propria carta. Qui facciamo una piccola parentesi, perché vogliamo parlare di chi ha finanziato il gioco, oltre ovviamente a noi della Top Hat Games, Ravenna Parkinson. Ravenna Parkinson, ovviamente lo dice il nome stesso, è l'associazione culturale, è un'associazione appunto per l'aiuto ai malati di Parkinson. Questo gioco è stato testato con i medici di Ravenna Parkinson, perché può essere giocato con un piccolo aiuto nel setup, può essere giocato dai malati fino al secondo livello di questa maledetta malattia. Perché? Perché le nostre carte vengono appoggiate sul tavolo e non dobbiamo tenerle in mano, quindi questo è un aiuto, diciamo, per chi è affetto da questa malattia. Il gioco è costruito. Esattamente. Come potete vedere, c'è una simmetria, cioè no, non è che lo potete vedere, ve lo spieghiamo noi, c'è una simmetria nei peccati. Ogni peccato ha una serie di carte, appunto, che fanno parte del proprio mazzo, con delle numerazioni completamente differenti. Qui per esempio potete vedere gli altri peccati e potete benissimo riscontrare che le numerazioni sono differenti. Come funziona il gioco? Dobbiamo superare le cornici del Purgatorio. Qui ne vedete già posizionate come se avessimo fatto le prime quattro cornici. Vedete questo numero, queste carte sono le sette cornici, e quelle che sono a fianco sono gli angeli purificatori. Ogni cornice ha un numero grande che sta a significare il punteggio che dobbiamo fare, con un numero di carte che sta simboleggiato dal numero piccolo. Quindi noi dobbiamo fare, nella prima cornice, va da sé, 21 punti con sette carte. Quindi a turno, partendo dal giocatore più giovane, che prenderà la carta Dante, gioca, sceglie se giocare o scartare una delle sue carte. Vedete, le carte hanno un simbolo delle virtù. Hanno un simbolo che cambia e alcune non ce l'hanno. In base al simbolo noi possiamo dedurre, in quel momento, ovviamente, che la carta con questo simbolo può essere una carta che ha un valore 1 o un valore 1. In questo caso sono sicuro che questa carta avrà valore 1. Ovviamente io non la posso guardare prima, devo decidere se giocarla o non giocarla. Qui vedete rappresentato il primo turno che è stato fatto. Nella prima cornice sono state giocate queste carte qui. Il punteggio finale non deve essere per forza, cioè meglio che sia uguale a 21, ma in questo caso
era per esempio 20. Cosa succede? Alla fine di ogni cornice andiamo a rivelare l'angelo purificatore che ci dà un range dove noi possiamo stare nel punteggio. Vedete? Segnato meno 2 più 2, quindi voleva dire che potevamo fare o 19, potevamo fare da 19 a 23. In questo caso abbiamo fatto 20. Qui vedete, ognuno ha giocato la sua carta, ogni giocatore ha giocato le sue carte e quindi abbiamo espiato la colpa di questa cornice. Espiare una colpa vuol dire prendere comunque punti, invece non espiare una colpa vuol dire prendere solo dei malus. Come vengono calcolati i punti? L'ultima carta giocata di ogni cornice prende di default 3 punti e nel caso in cui viene passata la cornice, viene espiato il peccato, vengono dati 3 punti alla carta più bassa partendo da destra. In questo caso chi ha giocato questo 0 qua è stato molto collaborativo, perché ovviamente non ha fatto sforare il gruppo dal 21 che abbiamo visto prima, e si prende un altro bonus. Si va avanti nelle cornici con questa caratteristica, si scende ovviamente di 3, come potete vedere. Qui dobbiamo fare 18 punti con 6 carte, 15 punti con 5 carte, 12, 4, e si va avanti fino ad arrivare all'ultima cornice, fino all'espiazione dell'ultimo peccato. Poi verranno calcolati tutti i punti, perché ogni carta vale il punto che riporta appunto sulla sinistra. Quindi alla fine verrà comunque premiato dal gioco chi è stato più collaborativo. Se al contrario, come vedete, nei turni, nella cornice 2 e nella cornice 3 non siamo riusciti a superare, perché l'abbiamo superata ma non siamo riusciti a espiare giustamente il nostro peccato, allora qui vengono dei malus e i numeri che rappresentano i punti non vengono conteggiati, quindi qui non prende punti nessuno, anzi c'è qualcuno che si prende un bel meno 3. In questo caso era la carta più alta a partire invece da sinistra.